medico della riabilitazione di chi ha problemi di dipendenze, vuoi per l'alcolismo, per le droghe, ultimamente anche per il gioco. E loro sposano i valori, trasportano i valori dello sport come un valore aggiunto per dare una mano a chi purtroppo è entrato in un tunnel che è difficile da uscire. Quindi i valori dello sport, il gruppo, nella fase sia di allenamento che della partita stessa, comunque sia, serve molto lo sport per dare un'iniezione di fiducia, anche da un punto di vista proprio fisico. Ho parlato con il presidente. Mi ha spiegato che è un dato di fatto che chi purtroppo è dipendente dalle droghe, il suo fisico comunque tende a essere, diciamo, quasi mortificato. Lo sport ridà un'iniezione di fiducia anche da un punto di vista fisico, oltre che ovviamente mentale. Un'iniziativa assolutamente importante. Parlavi giustamente di allenamento, io volevo sentire l'opinione di Colucci e Zito proprio su questo aspetto, l'importanza di utilizzare magari l'aspetto sportivo per risollevare problematiche che sono sociali. Mister Colucci. Sì, sono totalmente d'accordo, perché oltre alle problematiche sociali, indipendentemente da questo, comunque lo sport fa bene, a maggior ragione in questi casi, che credo che dà comunque una maniera per sollevarsi soprattutto moralmente e poi fisicamente. Questo mi Mister sembra Zito? importante. Lo sport sicuramente aiuta, ma a loro vanno davvero i complimenti perché hanno un gruppo anche molto educato sportivamente, perché oltre che gioca a calcio, non cerca nessun altro modo, non interessa il risultato diversamente da quello che è il calcio. Una squadra che tu vai lì, ti fa una gran bella partita di calcio contro 20 persone, perché compreso dirigenti e allenatori, di persone veramente educate. È bello questo comunque. Fanno Questo veramente un gran bel assolutamente lavoro. fa piacere. Concludo con Mister Catanzani, non so se voleva aggiungere qualcosa in merito a questa tematica, importante senz'altro. No, sicuramente molto importante, perché poi uscire fuori da alcune problematiche con lo sport è un modo pure per non ricaderci in futuro, immagino sia una sorta di terapia che aiuti a dare una spinta nuova in una vita nuova, quindi è sicuramente uno spirito nobile, un aiuto dello sport in questa maniera. Tutti d'accordo su questa tematica, senz'altro. Matteo Lupini. Già che ci sono, ne approfitto per leggere i vari messaggi che ci stanno arrivando. Matteo, Non sono stato io, giuro! che cosa hai fatto ai capelli? Di ma non so come dirtelo, allora. No, scusa, Lisa. Che cosa ha Oh, detto Mister un momento che l'abbiamo provata per ore, sembra uno comunque. di Righeira, visto? Allora, Elisa. Dire una battuta comunque. Allora, Elisa, hai presente Sanremo, le vallette che si cambiano d'abito? Bene, siccome per la mia stazza non mi posso permettere di cambiare abito, cambio capigliatura. Prima non riuscivo a capire, ma adesso che mi ci fai riflettere, ho capito, questa è una strategia per depistare Colucci dal taglio. Aridanghe, devi sempre a vedere un secondo fine su quello che A faccio. Io motosega, dico solo non taglio, taglio. vediamo se. Motosega, non taglio. Ma che motosega? Che mi vuole tagliare direttamente la capoccia? Comunque. No, sempre a vedere un secondo fine. Volete che mi cambio d'abito? Se volete lo faccio adesso. Poi dopo non vi lamentate se cala Va l'audience. E bene la anche qualcos'altro. parrucca. Comunque, posso fare due domande, per favore? Ok. Ne ho una per Mister Caporaletti da parte di Manuel Carr, ma il fatto che lui voglia 4-5 Milan in squadra è una richiesta indiretta riguardante la moviola in campo? No, è soltanto un sollecito per gli altri per farli andare più veloci. Bene, però adesso mi tocca fare il serio, nonostante la capigliatura che ho, perché mi è arrivato in questo momento un messaggio di Vincenzo Guidardone. La società Tor San Lorenzo Calcio, a nome del presidente, ha deciso di esonerare Mister Zito dall'incarico di allenatore della squadra per non aver vinto ieri con due gol di scarto. Non ci Una credo. brutta Mister notizia. Zito vuole fare una faccia disperata? Che c'è? Questo è un colpo di scena in diretta. Sì, sono spaventatissimo. Ma Se dobbiamo chiederci l'aspettava o questo no? esonero Infatti vorrà così. dire che ne vinceremo tutte 1-0. Ah, Matteo. Mi dispiace dirlo, ma è uno scherzo! Ma come fa a cascarci, mister? Testa. Forse perché il presidente Guidardone è imprevedibile, magari. Dai, Matteo. La potevi studiare meglio questa, diciamo, no? Posso dire una cosa con il cuore?
sì. Mi è concessa, meglio di no, altrimenti mi cacciate via a prescindere. Comunque, applauso. Vabbè, passerei subito, no, passando anche a me un velo pietoso a leggere i risultati e classifiche. No, volevo dire i recuperi della seconda categoria, girone L e H. E già che ci sono, lo faccio mentre mi tocco i capelli. Comunque, per il girone L, Amatoriale Bassiano Campoverde 0-2, La Settina Nuovo Cos Latina 5-0 e per il girone H, Città di Aprilia Fortitudo Velletri 4-1. Mostrando la classifica del girone L, si può notare che con questa vittoria il Campoverde vola al secondo posto a 37 punti, accanto ad Antonio Palluzzi, Atletico Bainsizza, e la Setina da 3 passa a 6 punti. Cambiando anche un po' la partita, ho visto la buona...